Office System, per tutto ciò che devi stampare, salvare o archiviare. Vendita nuovo, usato o selezionato, assistenza multimarca. Contattaci per un preventivo gratuito. Rieccoci pronti per un nuovo aggiornamento. Andiamo subito a vedere come inizierà questa settimana meteorologica. Questo bollettino in realtà non si discosta particolarmente da quello degli scorsi giorni. La massa d'aria fredda di estrazione artica, di cui abbiamo già parlato, infatti continua ad interessare il settore balcanico e in parte anche la pianura padana. Le correnti portanti saranno ancora di provenienza orientale e capaci quindi di mantenere condizioni di buona visibilità in un contesto di freddo tipicamente invernale. Lasciamo da parte le premesse e concentriamoci ora nel nostro territorio provinciale. Già dalle prime ore della giornata la visibilità risulterà buona, grazie alla persistenza del flusso orientale più secco che impedirà la formazione di nebbie persistenti. Il cielo quindi risulterà da subito sereno o al massimo poco nuvoloso. Nel pomeriggio la stabilità continuerà a caratterizzare la giornata, che sarà di stampo soleggiato su tutto il Vicentino. Lunedì inizieremo a percepire un freddo pungente, soprattutto in montagna, anche per la residua presenza di ventilazione orientale. In serata l'aria più fredda tenderà gradualmente a scendere anche nei bassi strati e osserveremo di conseguenza un netto calo delle temperature dopo il tramonto anche sulle zone pianeggianti. Andiamo ora a vedere le temperature, che come potete vedere dalla grafica alle mie spalle saranno in diminuzione su entrambi i valori. Concludiamo così questo bollettino meteorologico. Grazie per la vostra cortese attenzione e al prossimo aggiornamento.